Buonasera a tutti. Voglio riallacciarmi a quello che ha parlato prima Fernanda. Io più che presidente vorrei dire che sono il primo volontario della sezione e mi succede a volte di accompagnare persone con sclerosi multipla e con loro incontrare altre persone conoscenti e che si mettono a parlare delle problematiche che ci si incontra con la malattia. Quante volte si sente dire da persone che non conoscono la malattia e dai, però stai bene, oppure sì, alla fine siamo tutti stanchi, o ancora in fondo riesci a fare tutto. La sclerosi multipla è una malattia invisibile, difficile da capire e da far capire agli altri. E proprio questa incomprensione la maggior parte delle volte a provocare il dolore, spesso più della malattia stessa. Una persona con sclerosi multipla a volte non dà l'impressione di come sta. Il riferimento all'aspetto fisico di chi sta davanti, sembra florido, è in salute. Ma io voglio fare un esempio. Camminando in una strada, anche qui a Castellalfero, troviamo una bellissima casa, bellissima, e incontriamo il proprietario, entriamo ed esternamente bellissima, ma entrando ci si accorge che la struttura a diverse zone che occorrono degli specialisti per fare la manutenzione. Specialisti nelle case, se si vuole, si riesce a trovare. Oggi le persone con sclerosi multipla non hanno specialisti che le possono risolvere definitivamente i loro problemi, ma solo azioni di tamponamento che rallentino il decorso della malattia. AISP, che in quest'anno compie 50 anni dalla sua costituzione, si adopera a livello nazionale cercando di alleviare in parte le difficoltà di tutte le persone con sclerosi multipla e mette in campo la propria struttura per garantire e migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla. Agisce a 360 gradi, dall'affermazione dei diritti di tutte le persone, di tutte, non dei solo associati, di tutte le persone con sclerosi multipla, e dando dei servizi locali. La nostra sezione svolge un lavoro di coinvolgimento con attività di benessere. Portiamo i nostri assistiti in palestra, fare ginnastica, socializzazione, con uscite di gruppo, trasporto, servizio che portiamo le persone che hanno bisogno alle visite o qualunque altra cosa che chiedono. Questa sera abbiamo l'opportunità, grazie alla banda musicale di Portacomaro, alla Proloco, all'amministrazione comunale di Castellalfero, di aver organizzato questa splendida serata. Grazie anche a Marina qui a fianco che mi ha stressato fino alla fine per poter realizzare questa serata, che credo che abbia un ottimo risultato e ci dà anche l'opportunità, direi, di farci conoscere, di darci visibilità per la nostra sezione e per cosa noi lavoriamo. Noi lavoriamo per un mondo libero dalla sclerosi multipla. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie ai maestri che suonano e suoneranno ancora. Grazie. Beh, direi che questa è solo un'idea che può nascere per aiutare l'AISB. Ce ne possono essere tante altre. Questa sera può essere un concerto,
un'altra sera può essere uno spettacolo teatrale, un'altra sera può essere la competizione sportiva, un'altra volta può essere la competizione sportiva. Insomma, ci sono tanti modi per aiutare l'AISME e altre associazioni di volontariato che si occupano delle problematiche di tanti nostri fratelli, tanti nostri amici. E quindi ecco, magari anche a qualcuno di noi qui presente questa sera può magari nascere l'idea nella propria mente, magari conoscendo qualcun altro che fa parte di qualche gruppo culturale, di qualche gruppo sportivo, di qualche associazione, per promuovere altre serate a favore dell'AISM, proprio per dare una mano concretamente per poter fare qualcosa a vantaggio di tanti nostri fratelli. Questo mi sembra il messaggio che ha voluto lasciare a ciascuno di noi il Presidente, il signor Vergano. Bene. Grazie. Grazie soprattutto per la solidarietà che avete dimostrato. E adesso richiamiamo i componenti della nostra banda per iniziare la seconda parte di questa serata insieme.